Allora, invito il consigliere a prendere posto, così procediamo all'appello, grazie. Sì. Vabbè. Intanto procediamo all'appello. Fantino, Belisario, cioè. Sì. Benassi, presente. Cascamo, presente. Carlone, sì. Carrus, presente. Cerquoni, presente. Ciancio, presente. Cofano, presente. Coia, presente. Giuliano, presente. Gugliotta, presente. Laddaga, presente. Lancia, presente. Lanotte, no. Lelli, presente. Lenci, presente. Lozzi, presente. Matronola, presente. Poli, presente. Stelitano, presente. Tredicine, presente. Tutino, presente. Villa, presente. Vitrotti, presente. Giuliano ha fatto la richiesta di intervenire per persona. Su che cosa? Sulla risoluzione del 13 aprile. Capito? Giuliano. Allora sono presenti la Presidente più 22 consiglieri, assenti due consiglieri di cui giustificata la Lozzi. La Lozzi è la Lozzi. Ah, pure la sì. Allora. Sono presenti 22 consiglieri per la Presidente, sono assenti giustificati i consiglieri Lanotte e Lozzi, quindi c'è il numero legale e possiamo aprire il Consiglio. Nomino qua gli scrutatori e consiglieri Caccamo, Vitrotti e Cerconi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Sospendo un attimo il Consiglio e convoco il capogruppo per 5 minuti. Il Consiglio è sospeso. Allora, riprendiamo il Consiglio. Allora, intanto faccio una comunicazione. Abbiamo riunito i capigruppo perché, non so, molti di voi lo sapranno, noi ci dobbiamo esprimere di nuovo su un parere che ci è pervenuto dalla Giunta Comunale sullo IUC, che il Consiglio Comunale, diciamo, per pure semplice errore materiale, insomma, i consiglieri hanno sbagliato a votare. E quindi la Giunta Comunale ha dovuto rivedere la proposta di delibera e quindi deve rifare l'iter previsto dal regolamento, e quindi domani mattina va in commissione e poi arriverà la convocazione per il Consiglio domani alle ore 11.30. Allora, procediamo con l'ordine del giorno. Consigliere Gugliotta, mi dica. Presidente, sull'ordine dei lavori. Un attimo, consigliere Gugliotta. Allora, prego. Volevo chiedere l'inversione al primo punto dell'ordine del giorno. Non lo sento, eh. Volevo chiedere l'inversione e mettere al primo punto dell'ordine del giorno di oggi la risoluzione su Printi di Ciampino. Cioè chiedo un'inversione dell'ordine del giorno? Sì, come primo punto. Allora, ci sono opposizioni a questa richiesta? Allora, se ci sono opposizioni, un intervento a favore, uno contro, e poi un intervento a favore e uno contro, e poi il Consiglio vota. Allora, chi è contrario a questa proposta? Consigliere Poli, prego. È un solo intervento. Uno a favore e uno contro. Ovviamente contro, Presidente. Sì, ricordo che la mozione è stata presentata nella scorsa riunione e volutamente, Presidente, se le ricorda, le ho fatto ripetere che la discussione sarebbe avvenuta al primo punto all'ordine del giorno, come peraltro prescrive il regolamento, per cui la presentazione della risoluzione è successiva, quindi al termine del regolamento chiedo che questa non venga nemmeno messa in votazione, questo tipo di proposta, perché è inaccettabile dal suo punto di vista. Intervento a favore della richiesta? Sì, Presidente. Consigliere Belisario, prego. Sì, noi siamo il gruppo del PD e è favorevole a questa inversione chiesta dal Presidente del gruppo. Per vari motivi. Uno, perché la risoluzione che è oggi in discussione sul Printix 2 Ciampino è una risoluzione importante che porterà via, penso, molto tempo, una discussione articolata, e quindi noi abbiamo l'esigenza
di dover affrontare il problema con serenità, con calma, senza essere messo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Dopodiché è passato in commissione, è stato votato, quindi è importante da questo punto di vista. Poi pensiamo che oltre a non aver avuto nella passata, quando è stato presentato nel passato consiglio, i caratteri di urgenza, personalmente, ma penso che sia anche un'idea dei miei colleghi, il dispositivo presentato dai 5 firmatari non abbia proprio i canoni di un ordine del giorno o di una mozione in questo caso, in quanto il dispositivo è articolato in maniera diversa, è disciplina più che altro una serie di interventi e può essere configurato più come una risoluzione, una delibera, non certo come un atto di indirizzo o un impegno che si dà al Presidente. Quindi dal punto di vista nostro è anche irricevibile da quel punto di vista, quindi non dovrebbe neanche essere messo all'ordine dei lavori. Grazie. Grazie a lei, consigliere Belisario. Allora, consigliere Pole faceva un'osservazione: l'ordine del giorno rispecchia in maniera precisa il regolamento. Noi è stato inserito come primo punto, come prevede il regolamento, come primo punto all'ordine del giorno. L'articolo 57 del regolamento prevede che un consigliere possa chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, quindi siamo nella perfetta regolarità. Quindi, siccome uno a favore e uno contro si sono espressi, mettiamo in votazione la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, cioè discutere come primo punto il punto 6, che è sull'osservazione proposte print X2 Ciampino. Allora, chi è a favore dell'inversione dell'ordine del giorno? Per favore, alziamo la mano. Per favore. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Chi è contrario? Chi si astiene? 13 voti a favore, 6 contrari, l'astensione della Presidente Fantino, Coglia, Giuliano Cerconi. Consigliere Coglia, Giuliano Cerconi, quindi la proposta di inversione è approvata. Quindi discutiamo come primo punto all'ordine del giorno la proposta di risoluzione, osservazioni e proposte, print, formazione, programma definitivo X2 Ciampino. Credo che il Presidente della Commissione possa illustrare la proposta. Ripeto, su questo sono stati presentati diversi emendamenti e sulla risoluzione hanno chiesto di intervenire per 30 minuti il consigliere Poli e il consigliere Giuliano e il consigliere Laddaca. Allora, domanda. Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, onorevoli consiglieri, intanto ringrazio la commissione istituita da poco che ha lavorato in modo serrato, in questi giorni per arrivare a una soluzione condivisa e quindi ringrazio i commissari che hanno lavorato
su queste osservazioni che proponiamo con molta determinazione, perché riteniamo che la stella polare di questo print è il piano regolatore, quindi l'indirizzo che il piano regolatore ha dato per quel pezzo di città noi pensiamo di rispettarlo assolutamente. Prima di entrare in merito però alla risoluzione, è importante ricordare alcune cose importanti. Io vorrei domandare se qualcuno ha guardato, ha fatto una ricognizione nell'esperienza generale romana rispetto a quello che sono stati i print nel panorama della nostra capitale. Magari per chi non l'ha fatto e continua in modo così assolutamente vago, vi consiglio di guardarla. Queste sono delle schede presentate da chi ha esteso il PRG su Roma e fa una carrellata di quella che è l'esperienza dei print su Roma. Quindi, che dire, le perplessità del PD e il percorso che ha fatto il nostro gruppo sono chiare. Partiamo dalla risoluzione che tutti hanno votato, su cui tutti avevamo dei dubbi. Avevamo dei dubbi perché i problemi ci stanno, i problemi sono evidenti, al punto tale che al bando pubblicato c'è stato un ritiro, c'è stata una ripubblicazione, c'è stato risposto nell'incontro con l'assessore che comunque le perplessità manifestate in quella risoluzione sono superate, perché nella sede dell'approvazione del progetto definitivo potranno essere sciolte, anzi sono sciolte, si direbbe. Quindi ci hanno prorogato al 24, cioè oggi, la possibilità di pronunciarci con delle osservazioni. Altra riflessione importante: se qualcuno non lo sa o non l'ha letta, c'è una delibera importantissima secondo me, quella del 27 giugno 2014, definizione coerentemente all'articolo 53,4 delle norme tecniche di attuazione del PRG, delle modalità di formazione e approvazione dei programmi integrati relativi agli ambiti per i programmi integrati della città da ristrutturare. Qua ci sono le regole e qua c'è scritto tutto, e stranamente quello che ha scritto la giunta, parliamo della giunta capitolina, viene riportato nella risoluzione che stiamo discutendo, delibera. Se non la conoscete, io faccio copia per tutti. Una. Diversamente, siccome ho sentito stamattina commenti di qualcuno rispetto alle fiduzioni, e poi era un consigliere comunale, questa è la circolare esplicativa sulla determinazione del contributo e su come si pagano, quando si pagano e quali sono i doveri di un privato che presenta un print. Cioè sono tre: come si versa la cauzione, i tempi, eccoli qua. Vorrei che fosse messa agli atti la circolare esplicativa del 27 giugno 2013, che poi le date dovete ricordarle, 2013, 67246, 2013. Io adesso, dopo queste due solamente di atti, perché noi vorremmo dimostrare una cosa in primis, che la Commissione che ha lavorato serenamente su quest'atto l'ha fatto con uno spirito al di sopra di quelle che possono essere né dispute di carattere interno politico, ma solo ha lavorato nell'interesse pubblico generale. Né prova evidente che nella commissione in cui è tutti presenti abbiamo disposto le cose più semplici da fare, perché l'urbanistica, per quanto se ne dica, alla fin dei conti poi la fanno contorta, ma è una cosa molto semplice, molto semplice. Quindi abbiamo messo un foglio di carta lucida sul PRG, abbiamo visto
quali sono i progetti futuri che il PRG propone, e li abbiamo colorati. Abbiamo visto quali sono i problemi, quindi prima abbiamo messo al primo punto gli interventi strategici, cioè quelli riportati nel PRG. Al secondo punto abbiamo messo gli interventi di quadrante. Interventi di quadrante vuol dire che prendi un compasso, ruoti e le distanze devono essere perlomeno equivalenti. 7 metri, capannelle, il meraviglioso parco degli acquedotti e così via. Vorrei ricordare a chi non lo ricorda che nella passata consigliatura egregiamente se ne è occupata, visto che ieri sera la Presidente ha fatto un incontro sul print di Tor Fiscale, che la Presidente, ordinanza numero 4 del 20 giugno 2008, la Presidente aveva il print, non come ha detto nel passato consiglio, che lei non aveva la delega ai print. Non ce l'aveva Pellutri, nostro collega che in questo momento non sta peraltro molto bene. Questa c'è scritto, ad esclusione delle procedure inerenti ai programmi integrati print, previsti dall'articolo 17. Quindi la delega ai print l'ha mantenuta il Presidente del Municipio. Io mi taccio qua rispetto alle... vorrei che con serenità si arrivasse a una soluzione pacifica, condivisa per il bene di questo territorio e soprattutto andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo proposto, che cosa abbiamo proposto e se poi le comunità territoriali possono evidenziare o avvallare note rispetto a quello che abbiamo deciso. La prima osservazione è stata presentata dalla comunità territoriale, dove al primo punto metteva la tangenziale di Gregne. Bene, io ritengo che la tangenziale di Gregne, lo chiamerei corridoio, che dalla Nagnina arriva all'Appia, all'aeroporto, è l'opera fondamentale per ricucire un tessuto urbano che diversamente diventerebbe veramente difficile. Quindi la comunità territoriale ci ha preso in pieno, tant'è vero che noi non la mettiamo nell'elenco delle opere di quartiere, la mettiamo perché c'è nel PRG al primo punto, c'è nel PRG, quindi noi mettiamo come prima opera la tangenziale di Gregne, ma che inizia da via Nagnina, perché io non ho mai visto che un comune, un ente privato, se ha dei soldi che sono suoi, qua non è che qualcuno ci sta regalando i soldi arrivano perché la cubatura a disposizione dell'amministrazione comunale la vendiamo, la dobbiamo vendere per avere i servizi, quindi quella cubatura che è nostra, quindi dei cittadini, di tutti i cittadini, viene ceduta in cambio di una monetizzazione. Io non so se qualcuno ha mai contato 58 milioni di euro, io non l'ho mai contato. Io non so se qualcuno di voi ha contato mai 37 milioni di euro, non saprei neppure come si fa, da dove si inizia, ma sono tanti. Però naturalmente, come nelle premesse, che qualcuno ha analizzato quello che è successo in questi anni rispetto ai print e a questo strumento che abbiamo, come dire, elogiato, ma dovremmo essere pure critici, l'ho detto in una delle prime riunioni. Se volete saperlo, quanto sono i biglietti da 500 per arrivare a 58 milioni, sono circa 116.000, e se volete sapere quelli da 50 ve lo posso pure dire, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo che si maturano questi soldi e abbiamo fatto anche delle simulazioni per vedere quanto tempo ci vuole e hanno lavorato bene. Poi se c'è la 192, il Dipartimento ha lavorato bene perché già l'ha previsto, quindi non facciamo finta che qualcuno sta cavalcando un cavallo che cammina di pari passo con l'amministrazione comunale o con qualche commissione che redige un atto di indirizzo rispetto a un documento elaborato da queste parti. Ripeto, andiamo alla nostra... quanto tempo ho? Scusate? Posso parlare? Ancora
Due minuti, consigliere. Due minuti, cioè io mi prendo il tempo del PD e penso che sia... Non ci lo posso dare tre minuti. Tre minuti. Prego. Rientro nel dettaglio allora, nel dire che... quindi tangenziale di Gregne, il pezzo di via Lucrezia Romana che naturalmente era compreso nel secondo punto delle osservazioni presentate dalla comunità territoriale, quindi via Lucrezia Romana sino al punto OPD, e noi non vogliamo arrivare da OPD al previsto sottopasso di 7 metri con un'altra strada, vorremmo arrivare con la pista ciclabile, punto della comunità territoriale. Naturalmente andiamo a scendere sulle opere prioritarie, quindi che diventano 6, l'OP2, la ristrutturazione via Bandinelli, un'opera prevista dal programma del privato, nulla questa, però ricade nel comune. L'OP1B, Bandinelli via Einaudi, e quindi OP2, Bandinelli da svincolo di Gregne allo svincolo via Einaudi, è naturale. Queste opere sono riportate in modo puntuale nel print, risultano a parere di tutti i commissari che hanno partecipato alla stesura della risoluzione, ma stesura, diciamo che abbiamo fatto 3 giorni intensi, per chi non c'era non può parlare. Abbiamo lavorato su queste opere e mettendo, naturalmente le opere devono iniziare da via Anagnina. E arriviamo al sottopasso opera 10, che era il primo punto, cioè il sottopasso ferroviario per arrivare a via della stazione di Ciampino, e che riapre finalmente la possibilità di arrivare all'Appia. Quindi l'ultimo pezzo, 330 metri, costo 330 metri, ve lo dico subito, 3.489.750. Nulla questo. Mettiamo in più, naturalmente, l'aveva citato nella memoria di giunta la Presidente, i 5,5 milioni di euro da spendere dentro il comparto per l'asse Il Cardo e il Decumano dentro il print, e abbiamo finito con le opere strategiche. Andiamo sulle opere di carattere di quadrante. Naturalmente la risoluzione è articolata, ci sono gli obiettivi, c'è un lavoro chiaro, e io ringrazio anche la consigliere che oggi non c'è, la consigliera Lozzi, che ha cercato di integrare qualcosa che non c'era in due delle commissioni, una in successione all'altra, e quindi ho accolto con interesse, che guardava in profondità il problema come l'abbiamo guardato noi, e quindi io ho accolto piacevolmente e naturalmente con appassionato, come dire, interesse e puntualità, aggiungendo le cose che diceva. Andiamo alla seconda tabella sul quadrante. Signor Ciancio, c'ho un minuto. Un minuto, primo quadrante, sottopasso dei 7 metri. Io l'ho detto sempre, il sottopasso dei 7 metri non al secondo posto, caro consigliere Poli, al primo, perché è una cosa su cui io la mattina aspetto i miei alunni che arrivano, no? Arrivano in ritardo, perché non ce la fanno a percorrere lo stradone e girare a sinistra. È giusto il sottopasso, 4 milioni di euro, 1,4, poi speriamo che non trovino i reperti, perché allora a quel punto 192, ci sono tutte le ragioni per dire che possono essere variate, che ci si può approvare solo uno stralcio, ci sono tutti gli elementi per definire un print anche in modo diverso, uno stralcio. Secondo punto, dice manutenzione scolastica, ma chi mi ha detto qualcuno che non si può fare? Sono andato a trovare come si devono spendere
i soldi, e appunto c'è la direttiva che lo impone, manutenzione, perbacco. Allora che sono le opere pubbliche, non sono mica solamente le strade, le opere pubbliche sono tutte. Quindi se qualcuno si meraviglia che spendiamo 1 milione oggi, oh, ma si devono maturare questa roba, si devono maturare, vuol dire che nel momento in cui demolisce e ricostruisce un capannone, noi incasseremo 700.000 euro, perché il capannone diventerà da 1.000 metri 3.000, giusto per puntualizzare. Quindi, secondo punto. Al terzo punto, impiantistica sportiva. Ho visto, richiesta dalla comunità territoriale, ma andiamo a guardare dove, perché, come, quando si deve fare. C'è un'area destinata, naturale, dove si deve fare l'area sportiva, non al mercato, nel comparto di dove c'è lo sfondamento della... finisco, mi scusi, devo arrivare al punto numero 4, la pista ciclabile, la grande bellezza, quindi il collegamento, il sottopasso sotto il grande raccordo anulare, arrivare a via di Capannella. Ma qui c'è il punto più importante in cui questo consiglio deve mettere la firma, deve apporre, ognuno di voi dovrà apporre la firma su questo rotolo di carta lucida che abbiamo fatto in commissione, perché qui avverrà il processo più importante, cioè il lotto funzionale 2. Il lotto funzionale 2, per chi non lo conoscesse, ma voi lo conoscete tutti, perché io vengo da un municipio diverso rispetto al decimo, lo conoscete bene. Quindi declassare un pezzo di via di Capannelle per ridare significato al parco è un'operazione straordinaria. Prendere la stradina di PRG e rifare questo pezzo diventa una delle cose più importanti che questo municipio farà per tutte le consigliature future che ci saranno. A seguire abbiamo delle opere che partono, è stato cambiato l'inversione che avevano chiesto in commissione, quindi un potenziamento del parcheggio pubblico di fronte a Capannella, alla stazione di Capannella, la realizzazione di un percorso pedonale sempre tra Capannella sino alla stazione di Capannella per messa in sicurezza, diciamo, visto i ragazzi che escono dai concerti la sera. Poi il raccordo a destra per evitare il semaforo su via di Capannella, e alla fine la piazza nella borgata di Gregne, perché qualcuno ha detto di invertirla perché potenzialmente ci potrebbero essere i soldi già con il consorzio, e il verde attrezzato che necessita nella piazza. Dimenticavo di dire gli ultimi punti importanti. Mi dispiace. Almeno questo punto che è importante. 10 secondi. Noi chiediamo qualcosa in più, chiediamo che i 6 milioni di oneri concessori, oneri del costo di costruzione, e l'ho visto pure qua, siano utilizzati pure per opere pubbliche, e anche quelle che resteranno, e anche i risparmi, e chiediamo che il Comune di Ciampino addirittura possa dire la sua, perché ha presentato un ordine del giorno in data 17. Quindi se l'ha presentato in data 17 vuol dire che ha qualcosa da dire. Io mi fermo e mi auguro che la discussione possa serenamente trovare una condivisione, perché la commissione che ha lavorato su questa proposta ha lavorato con intenzioni chiare, nitide, che partono essenzialmente dalla stella polare che è il PRG. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Allora apriamo la discussione. Consigliere Poli, prego, 30 minuti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Fantino, assessori presenti. Premetto che non condivido né a titolo personale né politico l'impostazione che ha usato la commissione speciale dei print, perché inverte il ragionamento che era stato fatto durante i lavori della commissione urbanistica prima della votazione della costituzione della stessa commissione speciale. Innanzitutto perché la commissione urbanistica ha proceduto ad audire i comitati di quartiere, le comunità, la comunità territoriale in senso generale, e ha raccolto tutte quante le
le sollecitazioni che da essa, da queste realtà sono pervenute, e si stava accingendo a predisporre l'ultimo atto, quello deliberativo, entro l'8 luglio, che era il termine prefissato dall'apertura del bando di sollecitazione dei contributi partecipativi da parte di Roma Capitale. Bene, così come ha fatto il collega Ciancio, voglio ripercorrere alcune fasi della discussione e del percorso che ci ha portato alla situazione di oggi, per obiettare alcune considerazioni che faceva e per riportare, se mi sarà possibile, nel giusto alveo la discussione che stiamo facendo. Non c'è da nascondere quelle che sono state le evoluzioni pure delle interlocuzioni formali ed informali che ci sono state in quest'ultimo periodo. Ricordo che siamo partiti con delle dichiarazioni da parte di alcuni di contrarietà completa al print, di richiesta di sospensione della trattazione dell'argomento nella commissione competente, anzi addirittura nelle commissioni congiunte che ci sono state con quella dei lavori pubblici, per esplicitare come gruppo politico una serie di accertamenti direttamente con l'assessore. Quindi siamo partiti per dare una testata all'assessore Caudo per dire eravamo contrari al print, e ne siamo usciti con una discussione che ci ha restituito essenzialmente e Roma Capitale vuole realizzare il print, e quindi voglio dire quello, la richiesta che fate è improponibile, lavoriamo per le osservazioni. Obietto anche su una considerazione che l'amministrazione capitolina abbia voluto concedere una proroga. In realtà l'amministrazione capitolina ha accelerato i tempi di discussione, comprimendo subito dopo il termine dell'8 giugno, che era quello statuito dal bando di sollecitazione che è stato ripubblicato il 9 aprile, chiudendo nei 15 giorni previsti dal regolamento sulla partecipazione la finestra per consentire ai soggetti portatori di interessi di poter esplicitare le loro osservazioni e contributi al bando preliminare approvato dalla Giunta Capitolina il 22 maggio del 2013. Bene, il primo dato di fatto è che entro l'8 luglio il Consiglio del Municipio non si è espresso, non per volontà della Commissione, perché il dibattito che si è innescato è stato talmente aspro che non ci ha consentito di proseguire, quindi di perseguire quello che per noi era il faro, ovvero esaudire le richieste dei cittadini, sposarle e non elaborarle in maniera surrettizia come è stato fatto dalla Commissione Speciale. Noi siamo partiti dalla risoluzione del 7 novembre del 2013 con la quale avevamo chiesto la revoca della delibera 272, l'interessamento dell'Avvocatura Capitolina, l'istituzione di un tavolo di confronto e di ricondurre nell'alveo della competenza del Municipio l'istruzione ed approvazione del programma preliminare. Abbiamo visto che ciò non è stato possibile, ne ho fatto cenno poc'anzi, perché l'assessore Caudo ha sentenziato che comunque è obiettivo di questa amministrazione comunale realizzare il print come gli altri print che sono stati peraltro pubblicati già sul sito internet. E con la delibera numero 192, che amabilmente richiamava il collega Ciancio, è stata data un'interpretazione autentica alle norme tecniche d'attuazione, e se guardate bene, perché se chi l'ha letta, insomma chi ha avuto modo di soffermarsi un attimo, sembra che la delibera numero 192 risponda passo passo alle osservazioni che avevamo fatto con la risoluzione numero 5.
quando richiamava l'articolo 14, 53, eccetera, delle norme tecniche di adattazione, rivendicando il Consiglio del Municipio una competenza che in realtà l'amministrazione capitolina non ha riconosciuto. Una frase, è proprio una riga della delibera 192, è esemplificativa di ciò che sta a rappresentare tutto questo nostro percorso. L'assemblea capitolina non ha delegato ai municipi la trattazione della materia urbanistica. Ciò che cosa sta a significare? Che il nostro ruolo si, tra virgolette, deprime in una possibilità di dare un contributo, di dare delle indicazioni. Ma se l'amministrazione capitolina ritiene di non aprire questa finestra al municipio, è legittimata a farlo. E allora una cosa bisogna dirla: l'apertura che c'è stata da parte dell'amministrazione capitolina e del Dipartimento in particolare deriva proprio dal mandato che il Consiglio ha conferito alla Presidente Fantino. E nel corso di quell'interlocuzione con l'assessore Caudo, che ha concesso, ma poi abbiamo scoperto anche il perché, al municipio di essere, tra virgolette, protagonista in una fase già avanzata, perché il programma preliminare è stato approvato dalla Giunta capitolina il 22 maggio del 2013 e la nuova amministrazione di centrosinistra ha inteso proseguire in perfetta continuità con l'amministrazione precedente quel percorso di concretizzazione dello strumento urbanistico di cui trattiamo oggi. C'è stata l'interlocuzione di cui è stato dato conto in commissione, quindi con le lettere che ci sono scambiate la Presidente e l'Assessore, e nella riunione del 7 di luglio in particolare, accompagnato alla memoria di giunta che la Commissione poi ha inteso non recepire, c'è uno degli atti più significativi che sta a dimostrare che l'amministrazione capitolina vuole coinvolgere il municipio, grazie a quell'interlocuzione di cui facevo appena cenno, con la sottoscrizione di una osservazione condivisa che probabilmente non è stata letta nel giusto senso. Se voi avete presente il programma preliminare che è pubblicato sul sito internet del Dipartimento Attuazione Urbanistica, le pagine conclusive riportano correttamente e coerentemente una serie di opere pubbliche che preliminarmente il consorzio proponente ha inserito nella sua proposta da realizzare con gli oneri che sviluppa, insomma, derivanti dall'attuazione dello strumento. In sede tecnica, quindi, il Dipartimento Attuazione Urbanistica e il nostro ufficio tecnico, che cosa hanno fatto? Hanno individuato quelle opere di quadrante, quindi non strategiche, perché qui questo tema strategico e di quadrante ho da obiettare, di quadrante che sono esterne all'area del PRINT, ma che vanno finanziate con gli oneri del PRINT. Se voi riguardate quella tabella delle opere, quelle opere che il Dipartimento Attuazione Urbanistica insieme al nostro ufficio tecnico ha individuato come finanziabili con gli oneri del PRINT, il programma preliminare che è pubblicato pone invece, con un asterisco e con un richiamo degno di nota, da finanziare con altri tipi di interventi dell'amministrazione capitolina. L'osservazione condivisa, peraltro, non riprende tutte quelle opere che poi il proponente privato, legittimamente e coerentemente al proprio programma urbanistico presentato, ha elencato, ma ha posto a disposizione della discussione del municipio gli oneri disponibili per la realizzazione delle opere che il Consiglio del Municipio, che i consiglieri possono o potevano ritenere
di interesse strategico per la riqualificazione dei nostri territori. È qui che si inverte l'ordine del ragionamento. Fermo restando quello che già in sede di osservazione condivisa è stato fatto e che rimane su carta e che nella risoluzione non è assolutamente richiamato, perché non si vuole riconoscere questo tipo di percorso, che comunque c'è e permane, le opere da decidere erano, voglio dire, facevano parte di quella finestra di cui prima vi ho parlato, di apertura e quindi di ricerca di condivisione politica con il Consiglio del Municipio per l'individuazione della utilizzazione dei 21 milioni di contributo straordinario che fanno capo all'amministrazione comunale. E qui viene il lavoro che stava facendo la Commissione, quindi semplice elenco di opere che i cittadini ci hanno rappresentato nel corso delle assemblee partecipative che sono state indette dal Municipio, io lo ricordo, il 29 maggio e il 30 maggio del 2014, il 29 maggio in Sala Rossa alla presenza dell'assessore Capitolino in Prota, il 30 maggio direttamente al Centro Anziani di Morena, alla presenza di tutti i comitati di quartiere e associazioni che hanno consegnato al tavolo della presidenza i loro contributi scritti. Contributi che peraltro sono poi diventati il documento ufficiale che il 4 luglio la comunità territoriale a nome di tutti i comitati di quartiere ha inviato formalmente, contrariamente al Consiglio del Municipio che non è stato in grado, non ha avuto la maturità di farlo, le proprie osservazioni. Veniamo al dunque. Le opere che sono state individuate in sede condivisa sono il nuovo sottopasso ferroviario e svincolo su via di Ciampino, la nuova viabilità di collegamento tra via Bandinelli, via Legheniti con via di Ciampino e relative complanari, l'opera 1 e l'opera 2, la ristrutturazione di via Bandinelli. C'era poi l'opera 1C, che in risoluzione viene integralmente richiamata e quindi riportata ed approvata dalla Commissione, che è la nuova viabilità all'interno del territorio del Comune di Ciampino, per la quale in sede di osservazione condivisa sia il Dipartimento che l'Ufficio Tecnico hanno espresso riserva di valutazione in separata sede in quanto prevista nel territorio di Comune di Ciampino. Quindi la risoluzione che cosa fa? Supera il discorso dell'osservazione condivisa e la inserisce tra le opere strategiche da finanziare con il print. Nel testo della risoluzione pare come se la Commissione abbia deciso che la parte ridotta del contributo straordinario non superiore al 15% sia una decisione della Commissione stessa. Fa parte già dell'osservazione condivisa, andata a rivedere, per cui quei 5,5 milioni di euro sono stati ritenuti utili per la realizzazione delle opere pubbliche interne nell'ambito del print e ritenute indispensabili per garantire l'effettiva attuazione del programma. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se il proponente privato, se al proponente privato viene man mano erosa la sua capacità di realizzare il print, alla fine è costretto a dire io il print non lo faccio, che voglio dire sottende a quella impostazione sulla quale ho già detto di essere estremamente contrario. Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha poi deciso di aprire questa finestra dal 15 luglio al 24 luglio del 2014 per le osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi e finora, oggi è l'ultimo giorno, il Consiglio del Municipio non ha espresso nessun tipo di contributo, stiamo percorrendo i tempi, peraltro
nell'ambito della commissione urbanistica, vi pregherei di leggere i verbali. Diversi consiglieri hanno chiesto tempo, hanno chiesto di vedere le carte, di voler approfondire. La commissione speciale print, con due riunioni di mezz'ora, è riuscita a esplicitare tutto un lavoro eccezionale, per cui quello che non si è voluto fare in sede pubblica con la partecipazione dei cittadini e delle altre cose è stato fatto probabilmente in altre stanze e portato qui nel Consiglio del Municipio. Questo è un elemento di riflessione che pongo a disposizione di tutto il Consiglio e che dovrebbe far riflettere sulle modalità proprio operative che ci hanno visto in questi ultimi mesi. Quindi noi dobbiamo partire da due considerazioni, da due dati di fatto. La prima è che nonostante la nostra interlocuzione sia stata anche critica rispetto all'amministrazione comunale, quindi abbiamo chiesto con forza di essere protagonisti, l'amministrazione capitolina ha comunque confermato, ripubblicato il bando, la volontà ad attuare il programma integrato. Questa è una cosa che va ricordata, perché sennò sembra che siamo tutti quanti impazziti. Da quel momento, da quando abbiamo avuto chiaro quel tipo di discorso, è chiaro che la Commissione ha lavorato per recepire le indicazioni dei cittadini e, come ho detto prima, questo lavoro è stato fatto con le audizioni, con gli incontri partecipativi pubblici, e che poi una parte, voglio dire, del nostro Consiglio non ha voluto riconoscere, perché la presentazione della risoluzione questo rappresenta in termini politici, è un dato di fatto, ne prendiamo atto, ma tutto si può dire tranne che la risoluzione sia frutto di un lavoro condiviso territoriale, quanto, come dicevo prima, sul lavoro chiuso tra quattro stanze. E qui veniamo all'individuazione delle opere. Le opere che avevamo individuato e che poi hanno fatto parte della mozione che è stata consegnata la scorsa settimana con carattere di urgenza, perché i tempi stavano scadendo, la commissione speciale print ancora doveva avviare i propri lavori, per cui voglio dire quale contributo a supporto di tutto il riconoscimento del lavoro che è stato fatto dal Presidente del Municipio, dalla Commissione, da tutti i consiglieri che hanno voluto dare il loro apporto, abbiamo inteso presentare quell'atto. L'unica possibilità regolamentare che ci consentiva di poterlo fare era la presentazione della mozione, quindi è chiaro che l'idea era quella di portare in Commissione Urbanistica un atto, se non risolutivo, addirittura deliberativo, che chiarisse senza equivoci la posizione di estrema vicinanza del Consiglio del Municipio, della Commissione Urbanistica, rispetto ai desiderati, alle sollecitazioni e alle richieste del quadrante cui attiene lo strumento urbanistico. Quindi abbiamo parlato del collegamento della tangenziale tra Via Nannina e Via Bandinelli, del sottopasso di Via Settemelli quale opera strategica. Ma guardate, qui l'impostazione della risoluzione è un declassamento dell'opera del sottopasso di Via Settemelli, perché pone come opere strategiche quelle opere che invece sono di quadrante e al di fuori del print. Noi era proprio l'inverso, considerare strategiche tutto l'elenco delle opere che i comitati ci hanno chiesto, recepirli, farli proprie e poi trasmettere al Dipartimento Attuazione Urbanistica, con una precisazione, che questo percorso non ci può vedere d'ora in avanti da soli, questo è un tavolo a tre gambe, quello con cui ci siamo appoggiati. Una è l'amministrazione capitolina, che c'è quello più grande, poi c'è quello nostro, piuttosto esile, ma c'è un altro importantissimo, che è quello del consorzio. L'operatore che realizza e che ha chiesto di realizzare l'intervento non è che può essere, voglio dire, estromesso, e quindi tutto quello che si può arraffare, si arraffa e si destina sui territori in maniera così indiscriminata, ma deve essere parte integrante di questo percorso, perché l'operatore
ci mette le risorse. È vero che ha la convenienza a fare lo strumento, ma voglio dire, lo strumento si realizza grazie all'operatore, il guide pubblico non c'è niente. E in questo senso la commissione capitolina, che viene definita una delle commissioni, la commissione urbanistica dell'assemblea capitolina, è quella che ha la titolarità sullo strumento, l'ho detto prima, la delibera 192 colloca la responsabilità dei procedimenti, delle valutazioni al comune sugli strumenti urbanistici per tessuti, per attività. Per cui quella commissione lì, quella commissione urbanistica che si interfaccia ed è la voce dell'assemblea capitolina, e se quella commissione ha deliberato di approvare un proprio atto di indirizzo politico, ovviamente non è tecnico, riprendendo quelle che sono state le sollecitazioni della comunità territoriale che è stata audita in commissione, quindi l'audizione non ha riguardato le forze politiche del municipio, ha riguardato il territorio, proprio perché nell'atto di indirizzo si legge, per dinamiche interne il Consiglio del Municipio non si è espresso, aggiungo io, non ha avuto la maturità per esprimersi, per cui la delibera 192 della Giunta Capitolina, che in un momento più tranquillo per la vita e per le dinamiche del Consiglio Municipale, avrebbe secondo me necessità di ulteriori approfondimenti, perché va nel senso contrario al decentramento, quindi ritengo che quanto stia avvenendo qui in municipio dimostri che l'assessore Gaudo, la giunta capitolina abbiano fatto bene a tenersi questa competenza, perché questa maturità non è ancora emersa e non è ancora così palpabile all'interno dei nostri banchi. Ultima notazione, non perché ce l'abbia col territorio che è stato individuato dalla risoluzione, ma definire quadrante sud e inserirci Capannelle, che è all'interno del grande raccordo anulare, ripeto, non ho niente contro quel territorio, è svilire proprio l'obiettivo del print. Io non so se avete visto la legge che regola la materia urbanistica, dalla quale insomma è stata tratta l'ispirazione dei print, ma il tributo che deve essere corrisposto dal soggetto che attua lo strumento urbanistico per attività, la legge parla di tributo, deve ricadere nell'ambito del quadrante. Se con quadrante sud del municipio voi invece mettete portici, voglio dire, qui è tutto, allora significa che noi a pioggia potremmo destinarle a San Giovanni, alla Spezia, all'Alberone, le cose. Quindi probabilmente nel prossimo futuro, quando qualche altro pezzo del partito, magari di Romanina, si avvicinerà alla discussione, potremmo accontentarlo, perché voglio dire, le ultime opere individuate hanno nome e cognome, quindi voglio dire, l'ho ripetuto una volta in commissione scuola, quando il consigliere Ciancio ha portato una risoluzione che gli è stata bocciata. Questo tipo di politica, io l'ho definita marchettistica allora, è ben evidente in questo scritto. Per cui credo di aver concluso e invito tutti i consiglieri a Capannelle non fa parte del quadrante di riferimento, siamo fuori quadrante, per favore. Posso proseguire, Presidente? No, perché c'è un brusio qui continuo, quindi grazie. Per cui insomma invito tutti i consiglieri veramente a fare un ragionamento, un passo in avanti da questo punto di vista, perché la risoluzione rappresenta sicuramente un passo indietro. Le realtà territoriali vengono
tra virgolette violentate da questo atto, perché non gli viene riconosciuto il giusto risalto, ma questa fa parte di un'impostazione di tipo culturale, per cui il consigliere o un gruppo consigliare ritiene di poter non considerare i cittadini, essere al di sopra dei cittadini, quando invece deve rappresentare ciò che i cittadini con forza ci chiedono. Per cui insomma la contrarietà non è pretestuosa, fa parte proprio di una diversa impostazione che secondo me proprio non è condivisibile. La risoluzione prende in giro quei quadranti tipo capannelle che magari vedono scritto che ci saranno realizzate quelle opere che non potranno essere realizzate, prima di tutto perché l'amministrazione municipale non aveva voce in capitolo da questo punto di vista, e perché dubito fortemente che lo strumento urbanistico possa allargarsi così smaccatamente al di fuori del proprio quadrante. Io non faccio l'esempio della scuola, la manutenzione ordinaria, dubito fortemente che possa realizzarsi con gli oneri del print, lì si parla di opere, quindi si parla di altre cose. Vi taccio qui al momento, poi nel corso della discussione degli emendamenti riprenderemo passaggio per passaggio, proprio per esplicitare in maniera tranquilla, coerente, corretta, e cercare di innescare in ogni consigliere un ragionamento che va al di là di ogni pretestuosità. Insomma, noi siamo qui per fare l'interesse dei cittadini, l'atto risolutivo va proprio nel senso opposto. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere. Grazie Presidente. Presidente del Municipio, Giunta, colleghi consiglieri. Allora, ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza complessa, già di per sé, insomma, già del fatto che stiamo parlando di un intervento di questo tipo ci deve mettere nella condizione di dover essere molto lucidi, e poi aggiungiamo anche il fatto che ci sia in questo municipio, siccome non ci facciamo mai mancare nulla, una sorta di braccio di ferro, braccio, no? A chi è più forte. E questo succede nella maggioranza, questo va detto, ma lo dico non perché è comodo dirlo, va detto perché è ovvio pure che questo dà il senso di quale confusione c'è su questo argomento, che deriva ovviamente da diverso tempo, anche dall'altra consigliatura, e al quale questo municipio, questo consiglio si è avvicinato, i colleghi consiglieri sono avvicinati in modo un po' così a macchia di leopardo, così come capitava. Perché questo è il risultato, cioè si è entrato in questo contesto cercando di capire innanzitutto quello che si doveva fare o quello che si poteva difendere, per poi cercare addirittura di attaccare. Dice no, ho capito tutto, sono padrone del mezzo, entro e faccio io, decido io tutto quello che c'è da fare. Per fare questo bisogna conoscere ovviamente la storia e come nascono certe situazioni. È normale che non tutti hanno quell'esperienza, perché non tutti sono di seconda nomina, e quindi ovviamente ci voleva il tempo per poter capire e poter comunque intervenire. Però il problema si aggiunge ed è tutto politico. Ora c'è una difficoltà oggettiva che nasce dalla procedura amministrativa, e quindi quella ce la prendiamo tutta para para, perché comunque quello è, e poi però che già è difficile poter comunque risolvere e intervenire, e poi ci aggiungiamo anche la parte politica, perché giustamente ci sembrava un po' così troppo poco attraente la discussione. Io ho sentito con molta attenzione l'intervento dei colleghi Ciancio e Poli,
e ho preso anche degli appunti, quindi a dimostrazione di ciò. Ed è facile poi mettere sul piatto della bilancia la volontà di dare risposte ai cittadini. Dare risposte ai cittadini, alla cittadinanza, alle comunità, che usiamo ormai, sono 4-5 termini che abbiamo imparato tutti, e li diciamo a seconda dell'evenienza per fare più o meno effetto. Ma poi al risultato finale stiamo al 24 di luglio, l'ultimo giorno, e mi sembra che siamo ancora in una fase, diciamo, decisionale o, diciamo, conclusiva di un atto che doveva essere già stato fatto. Quindi perché dico questo? Perché poi alla fine mi sembra, e io lo dico per me, per quanto mi riguarda, poi ognuno è responsabile di quello che dice e che fa, che tutta sta responsabilità verso i cittadini mi sembra, insomma, no? Tutta questa attenzione, se ancora stiamo discutendo, probabilmente non abbiamo colto il fatto che o dobbiamo dire, come parte istituzionale, dobbiamo garantire che questo municipio possa dire la propria, oppure teniamo conto del fatto che dobbiamo scrivere tutto quello che ci dice il territorio. Ma alla fine poi nelle due mozioni e risoluzioni sta cosa, no, non emerge, anzi emerge il fatto che abbiamo una doppia commissione, che se uno a mente fredda pensa, dice, beh, oh, una doppia, un doppio filtro potrebbe essere interessante, no? Lavorando qualche inesattezza fai un secondo passaggio e ti rendi conto, cioè no, è solo per singolo, per dedicato a quella commissione speciale, perché l'altro non lo può trattare. Bene, poi dici, effettivamente allora questa commissione produrrà un documento che fa la differenza, perché se tanto si è declamata questa commissione, se tanto comunque era importante, io quello che noto, e ripeto, poi posso essere smentito, ma la lettura e le carte, insomma, è quello che arrivano, sono 3-4 topolini messi lì, no? Da un elefante che è il print di Ciampino, poi calati, come diceva uno dei due consiglieri che mi hanno preceduto, calati, non so se a macchia, così, dove capitavano, oppure perché hanno degli interessi, nel senso, gli interessa quel quadrante, cioè Gregna, gli interessa Capannelle, io sono di Capannelle, però a me non me l'hanno chiesto, però va bene uguale, sono contento uguale, ci mancherebbe altro, però dico, perché non Tor Vergata, perché non Centroni, perché non Quarto Miglio, perché non, no? Perché comunque sia è utile, no, poter dare anche un elemento di disponibilità in altri quadranti. Poi però ci viene dubbiosa la domanda, ma il quadrante qual è? Il, come si dice, il, la parte diciamo interessata del comparto, no? Dove si fa, qual è? Perché qui parliamo del comparto, del quadrante, di opere pubbliche, di territorio, ma ci sarà un riferimento dove uno può o non può intervenire? Oppure andiamo in deroga su tutto? Beh, se noi andiamo in deroga su tutto con il municipio, allora andiamo alla domanda principale, a quella che secondo me è la madre di tutti i risultati, di tutte le risoluzioni. È dire, ma questo municipio ha la voce in capitolo per dire quello che serve fare? È parte integrante del procedimento? Perché poi ragioniamo di chi, capito, come, quando e perché, ma non riusciamo a capire, e ovviamente, ma chi ce lo dice, se non l'amministrazione comunale, che se questo municipio è parte integrante del procedimento? Cioè, se parte decisionale, ora un conto la volontà
che qualcuno lo possa dire in un atto di indirizzo, e in conto che esca un atto, capito, da qui che va al comune e insieme anche al consorzio, perché pure il consorzio deve essere d'accordo che il municipio è parte integrante di questo procedimento. Perché come dobbiamo tener conto, caro collega Poli, che il consorzio deve essere comunque messo a conoscenza, perché i soldi, articolo 5, chi c'ha i soldi ha vinto, quindi i soldi tirano fuori loro, è vero pure però che devono comunque capire che questo municipio, ok, o asciuga i scogli il giorno oppure è una cosa importante, ma io penso che questo l'abbiano capito ovviamente, se no non avrebbero attenzionato tramite comune, no, tutto questo. Però bisogna fare una quadra, perché non è che se vuoi di tutto è il contrario di tutto, perché qui 58, 37, 48, 26 milioni, qui non si capisce niente, ma poi sulla programmazione la possiamo mettere come ci pare, ve la faccio io in due secondi, la programmazione arriviamo pure a 63, però poi tanto bisogna vedere com'è. Allora, quello che invece bisogna preoccuparci è se noi siamo parte integrante del procedimento. Ora, quello è lo strumento che il municipio potrebbe poi adottare, ma qualcuno dice, ma le norme tecniche non lo evidenziano, sì, ma neanche lo escludono, quindi sempre stiamo parlando di politica, in questo municipio parliamo di politica, se vogliamo parlare di parte amministrativa dobbiamo togliere tutto, andar via, cara Presidente Fantini, usciamo, perché tanto è l'amministrazione comunale che deciderà quello che bisogna fare. Che stiamo a perdere tempo a fare qui? Se invece siamo parte integrante del procedimento, allora noi dobbiamo dare un'indicazione forte al comune, e se non è previsto farlo prevedere, e se non è, diciamo, attuativamente compreso, si va in deroga, o se no si mette una clausola di salvaguardia, perché ci deve comunque garantire, a prescindere dalla disponibilità economica che emergerà, ci deve garantire che il municipio possa comunque dare il suo contributo decisionale. Poi vedremo se a distanza dei 4 km, di 6 o a distanza entro un raggio di un chilometro, poi si vedrà, non è che lo decidiamo noi, insomma, sarà pure anche scritto. Quindi il collega Ciancio giustamente l'ha posta dicendo che un'attenzione è stata messa massima, io non sono riuscito, e questo lo faccio al collega Ciascio come Presidente della Commissione Speciale, ma a livello personale ho preso la mezz'ora anche per questo motivo, perché in commissione a me il collega mi ha detto che non c'era tempo di poter chiacchierare più di tanto, io sono stato, dico prenderò la mezz'ora in consiglio così dirò tutto quello che devo dire, perlomeno ho la soddisfazione, no, di poter dire anche stupidaggini che non avranno senso, che non avranno voto, no, che non saranno prese in considerazione, però le dico, almeno quello non me lo può togliere collega, no? Cioè, nel senso che avevamo i tempi stretti, come in firma, a regia, stringere, no? Tagliare perché dobbiamo presentare, però uno, ma lo dico a livello come meccanismo, non come polemica, uno ha avuto un giorno prima, due giorni prima, comunque. Ma questo fa parte di un quadro vostro che risale sempre al discorso poi di maggioranza che comunque sta facendo una prova di forza e che non va incontro ovviamente al risultato territoriale. Quindi invito i colleghi che quando parlano di politica e vogliono fare un tipo di ragionamento di non mettere in mezzo la parola cittadina, perché il cittadino così viene preso in giro. Ok, questa è un'azione politica interna a questo municipio che ha anche un valore, ma non deve essere usato a confronto del fatto che se no noi non diamo risposte ai cittadini. Sono tutte cazzate che lasciano il tempo che trovano, permettetemi il francesismo perché non se ne può, cioè non potremo usare sempre gli stessi termini, no? Ok? Quindi. Eh sì, ma posso, sono ignorante io, un bel sono ignorante, come capita a te tante volte ti capita di qualche sfonnone e lo diciamo, ok? Però nel senso quindi che la cosa che poi porta al fatto che questa commissione doveva fare la differenza. Ora, se pensiamo che questa commissione ha fatto la differenza e quella prima, non dico che l'abbia fatta, ci mancherebbe altro, perché è stato fatto un percorso, l'ho detto prima, non era semplice, quindi non voglio né stare a dire che la commissione permanente
abbia comunque fatto un lavoro preciso, perché comunque probabilmente i tempi, i modi, le complicazioni, Roma Capitale non ha ammesso questo e alcune volontà, perché ci sono anche alcune volontà, però non posso anche dire, per quanto mi riguarda, che questa commissione speciale in due giorni ci aveva la verità assoluta, no? La verità assoluta non ce l'ha in tasca nessuno. Però quello che poi lei dice, che comunque le opere di carattere di quadrante vanno rispettate, quindi quando sono opere di quadrante che vanno rispettate, caro collega presidente di commissione speciale, con cui ha come vicepresidente un altro esimio collega, beh, voglio dire, a distanza, insomma, ripeto, Capannelle mi sembra un pochino distante come meccanismo, ripeto, io ci abito lì, quindi mi farebbe molto piacere e contento, anzi me lo venderei pure questa cosa, a discapito del mio amico che abita sul territorio, mi metto in mezzo pure io, anche se non l'ho chiesto, però mi sembra, insomma, che il quadrante, no, non possa essere compreso, ma il contributo straordinario. Quindi noi non sappiamo neanche qual è il contributo straordinario che diciamo ne verrà fuori, perché il contributo straordinario va in base a quanto il consorzio prenderà della cubatura premiale che è rimasta all'amministrazione comunale. Ora, se noi non abbiamo certezza di questo, perché se noi non sappiamo se il consorzio attuerà il coefficiente, no, di edificabilità a 0,48 o a 0,35 o a 0,20, perché se gli viene comunque lo scribizzo e dire, sai, dico, state a fare, capita, la lotta di qua, Ciampino, Ostia, Capannelle, e io faccio quello che mi serve e tutti gli oneri che ne producono vanno dentro al comparto, perché si chiama comparto, dentro, ok? Le opere di comparto, che sono le opere di opere pubbliche, diciamo, primaria e secondaria, opere di urbanizzazione, vanno nel comparto. Poi c'è il costo di costruzione che va sempre all'amministrazione comunale e va per il comparto. Il contributo straordinario è un'altra cosa simpatica, io non so se il consorzio ha la forza di versarlo in un'unica soluzione, perché così recita che il contributo straordinario, a parte l'educazione che mi ha ricordato il collega Matronola, ma il contributo straordinario recita il Comune di Roma che va dato in un'unica soluzione, a meno che hanno la forza di fare 3, 4, 5 rate, ok? Ma questo è, quindi quando parte il consorzio deve avere la forza economica di versare tutto quello che deve versare. E quindi, a riprova di questo, noi partiamo dal fatto che comunque questo municipio, nella sua totalità, dal 2008, 2009, 2010, insomma da quando è partito questo problema, era contrario, tutti erano contrari, tutti. Dal primo consigliere all'ultimo, per anzianità, alle comunità, ai comitati di quartiere, erano tutti contrari. Ok? I tempi cambiano, le mode avanzano, ovviamente uno si adegua, giusto? E quindi dici bene, no? Abbiamo fatto una risoluzione e abbiamo detto no. Poi arriva qualcuno che ti dice, e l'ha detto il collega Pori, che cauto, dice no, questo è obiettivo prioritario di questa amministrazione, non solo questo, i print, cioè questi strumenti, per cui va fatto. Bene, io che sono dei Fratelli d'Italia e che comunque nella scorsa consigliatura ho avuto la difficoltà, lo ripeto perché poi è sempre meglio ripeterlo, che ho votato contrario nonostante la mia amministrazione, no? Chiedesse di essere positivi, chiedeva di essere positivo, di dare un voto positivo, nonostante tutto abbiamo votato contrario, ma per correttezza, diciamo, di municipio, di quartiere, di quadrante, perché non si può, capito, che tu decidi e io sto qui e prendi gli schiaffi, ok? Se non entro nella parte decisionale, va bene? Noi ci abbiamo avuto il problema nella scorsa consigliatura, oggi io ce l'ho molto meno il problema.
Chi ce l'ha di più e chi ce l'ha di meno. Per me oggi è facile dire no. Che mi cambia? Qualcuno di voi ovviamente ha una difficoltà diversa, però poi i tempi cambiano. Allora uno dice, ma che ce l'hai col consorzio? Ma chi li conosci? No, chi li conosci? Nel senso, dico, non è che stanno antipatici, dice, ma perché dici no a prescindere? Beh, io dico no perché erano pure prima. Però voglio dire, se è, come si dice, è politica comunale, se questo print è partito dall'amministrazione centrale, se questa idea è stata continuata, cavalcata nel modo, anche se questo municipio ha scritto una misera letterina da parte di un assessore, come se questo municipio nella scorsa consigliatura non sapesse nulla di quello che stava accadendo, e questo lo possiamo raccontare a chi ovviamente non ha menzione, ma la scorsa consigliatura, la giunta medici, il presidente medici sapevano come stavano le cose. Dopodiché, certo, in modo intelligente portano il print di Morena e prendono gli schiaffi, vanno sotto bagno in aula, che è tutto scritto, e non portano ovviamente quello di Ciampino, e mica sono stupidi, no? Dice che andiamo due volte a prendere gli schiaffi, bene, no? Allora dice, facciamo una letterina. Giunta, ci riuniamo come giunta? No, 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 perché poi rimane agli atti. Vabbè, allora chi se la prende la responsabilità? Fammi la conta. Allora, giunta, perifano, tocca a te. Scrivi tu. Ma io sono l'assessore dell'urbanistica. Ah, vabbè, è una coincidenza, lascia fare. Mo tocca a te, fallo te. Vabbè, però voi non sapete nulla, eh? Lo faccio io, eh? Oh, però dopo a me mi rompono. Ah, ma tu passerai con la lista civica d'Alemanno, trova la scusa che hai tradito, tutte queste cose qua. Ma voi sembrate che sia una barzelletta questa, ma è realtà, eh? Oh, questa è una realtà, eh? Però io l'ho raccontata così perché era pure simpatico dirlo in questo modo. E a che serve dire questo? Significa che comunque c'era una volontà, comunque, del municipio di portare avanti questo discorso all'insaputa del consiglio, diciamo così. Qualche consigliere era a conoscenza, ma il consiglio non si era mai espresso, e quindi il sottoscritto, nonostante, no, è stato chiamato all'amministrazione centrale, non aveva mai visto le carte. Non solo io ovviamente, scusate Aldo, io perché vi ascolto quando mi fa, però mi fa, sento la vocetta, ok? Allora, non aveva visto le carte, va bene? Quindi che succede? Che ovviamente non solo io, ma anche altri consiglieri, il 70% di consiglieri aveva visto le carte, quindi che contributo si poteva dare? Che poi se andiamo a parlare col consorzio, io ci parlai tempo fa al volo, dice, ma noi siamo disponibili, e chi lo sa che siete disponibili? Non è mai arrivato niente in commissione, non si è mai parlato di niente, non c'è un quadro, non c'è. Dice, ma come, noi abbiamo presentato tutto qua, e che sì, avete presentato, ma poi hanno fatto bim bum balle giù, chi fa la letterina, il resto è sparito tutto, ma è normale, no? Allora, questo serve ricordarlo, perché non è che qui adesso, come ha detto la Presidente Fantino, che mi è piaciuta quella battuta in commissione dopo un'ora e mezza di chiacchiera, dice, ma qui non è che qualcuno pensa di rifarsi la virginità, quella è carina, quella la dobbiamo mettere agli atti, è fondamentale, perché certo sembra che qualcuno qui adesso dice, no, io, chi ha mai visto? No, io non conosco nessuno, ma chi? Ciampino, perché fanno Ciampino? No, ma che sta a Cavicchi là, ci stanno 60.000 manipoli d'abuso. Allora, è importante ricordarsi da dove si è partito, ed è importante che se vogliamo dare un contributo, lo dobbiamo dare, e lo dico a tutti, perché per me è facile votare no, lo dico a tutti, lo dico anche a chi rappresenta i cittadini, bisogna avere la garanzia di essere parte integrante del procedimento, perché se non si fa questo, e anche se è stato scritto tutte e due mozioni e risoluzione, uno dice dovrebbe essere protagonista, no? Dovremmo essere protagonisti, beh, io insomma qui c'è Cinecittà, facciamo un bel film, io vorrei essere il protagonista, no? Non vale niente, non vale niente. Il resto comunque ha preso indirizzo dall'atto di indirizzo, perlomeno quella, la mozione del consigliere Poli si è riferita all'atto di indirizzo di una commissione urbanistica che perlomeno fino ad oggi abbia un senso.
Noi da qua diciamo quello che dobbiamo dire, io l'ho detto da 6 mesi e poi l'amministrazione, mo faccio adesso come fa il mio collega Umberto quando parla di Aga, no? Ve l'avevo detto io che l'Aga era sbagliata, ve l'ho detto 7 mesi fa che bisognava scrivere che il municipio deve essere parte integrante del procedimento, sarà dovuto scrivere la commissione urbanistica del Comune di Roma che il municipio deve essere parte integrante del procedimento? Dopo 8 mesi? Ti è piaciuta questa, Umberto? Abbiamo fatto tutto. È bravo. Capito? Cioè prendiamoci queste, perché se uno dice una cosa a prescindere, la dice giusta, non è perché è dall'altra parte. Dovete capire che quando una cosa è giusta deve funzionare. Le casacche dovete lasciare a casa su sta roba. La parte politica non c'entra su sta roba. Però voi continuate, capito, a fare questi giochi, una mozione, risoluzione, e poi volete che da quest'altra parte qualcuno ci casca, per l'amor di Dio, a votare in un certo modo, ma voi volete che Fratelli d'Italia possa mettermi tra voi, tra le due maggioranze? A fa che? A dire chi è più bello? Se dobbiamo litigare, io prendo la Presidente e sta là, ce vado e ce litigo politicamente, no? Ma che mi faccio appoggiare da voi? Ma ne esiste, no? Qualcuno ci casca però! Qualcuno ci casca ad appoggiarvi, capito? Ma questo era dispiacere perché opposizione, vorrà dire che siamo l'unica opposizione e faremo l'unica opposizione. Prenderemo i schiaffi, ho preso per 5 anni gli schiaffi quando ero da solo, 17 a 8. E il collega consigliere Stelitano che c'è in aula, va bene, eravamo 17 a 8. Non parlavamo, non ci mettevano neanche le cose scritte in commissione, le dichiarazioni, pensa come stavamo. Però se sopravvive, cioè, non è che se uno non dorme la notte... Quindi continuiamo a fare questo ragionamento. Allora, mi taccio anche se non ho consumato i 30 minuti, però l'ho chiesto per soddisfazione. C'è ancora 2 minuti. No, ma l'ho chiesto per soddisfazione, non me l'ha dato, Ciaccio, in commissione, mi sono presi qua. Si interverrà successivamente, dico, noi di Fratelli d'Italia siamo disponibili perché cambiano i tempi, cambiano le mode, se cambia, ok, va bene. Come mi sembra che la comunità territoriale, avendoci parlato più di qualche volta, dice il tempo si cambia, condivido che bisogna cercare, i tempi sono duri, però parte integrante affinché Fratelli d'Italia possa votare questo, a me non mi interessano delle opere, perché tanto è tutto relativo, questa è carta straccia, finché non si farà un definitivo è carta straccia. Allora che il municipio sia parte integrante del procedimento e che possa essere quindi, essendo parte integrante del procedimento, possa essere parte quindi importante anche nel definitivo e nella scelta delle opere e di quei pochi soldi che il consorzio riuscirà a mettere in piedi, perché sfido pure che riesca a chiudere il piano finanziario con tutta sta roba che sta dentro, ok? Va bene? E comunque che ci possa far decidere come municipio che siamo. Va bene, per le opere strategiche, perché poi c'è differenza tra le opere strategiche e le opere dei quadranti, insomma, un purpurì di roba. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, Presidente Fantino, assessori, colleghi e cittadini intervenuti. E alcune cose sono state... insomma già dette, quindi non mi dilungherò eccessivamente, anche se credo che alcune cose vadano un po' ribadite per giustizia, per onestà. Sappiamo che il print, perché in queste settimane si sono dette molte cose, è stato avviato molto tempo fa e non certo da qualche consigliere di questo consiglio, di questo municipio, quindi diciamo nessuno di noi ha responsabilità sull'avvio di questo procedimento. Come consiglio abbiamo detto di no, o comunque abbiamo espresso, anzi abbiamo detto di no esprimendo forti perplessità già a novembre su questo processo per il quale abbiamo chiesto delle verifiche, delle conferme, abbiamo chiesto che si insomma, controllasse tutto per bene qualora non fosse già stato fatto, ma insomma era stato fatto un bando comunale e in più abbiamo dato un mandato alla Presidente del Municipio di avviare un'interlocuzione con l'assessore Capitolino e con il Dipartimento su questa procedura. Abbiamo chiesto che si attivasse presso l'Avvocatura per chiedere delle verifiche, abbiamo chiesto che il tutto fosse ricondotto ad un dialogo tra Comune e Municipio e questo dialogo è stato avviato con gli uffici tecnici, con il Dipartimento, un dialogo che aveva portato ad alcune osservazioni, alcune indicazioni importanti
e che rimandava il grosso delle decisioni ad un processo partecipativo da farsi in commissione, commissione urbanistica, e in un confronto con i cittadini, quindi con alcuni tavoli pubblici. Il percorso è iniziato in commissione il 12 maggio, è a verbale che ne abbiamo parlato, quindi due mesi prima della scadenza dell'avviso pubblico abbiamo cominciato a parlarne in commissione con la presenza della Presidente, che d'accordo con il Presidente della Commissione annunciavano un processo partecipativo che avrebbe incluso i comitati di quartiere, i cittadini e ovviamente le parti politiche. Un iter che a un certo punto è stato interrotto, insomma si è un po' intralciato, per iniziare un altro iter che è la cosa che mi addolora e che mi dispiace di più, che secondo me poteva invece benissimo essere fatto all'interno di quel solco già tracciato, che era semplicemente da portare avanti, da continuare tutti insieme. Ecco perché io, d'accordo con altri membri della Commissione urbanistica, ho voluto un atto che desse giustizia ad un lavoro fatto, che desse giustizia ad una volontà anche politica di esprimersi nelle sedi opportune, nelle sedi competenti. Io non posso che dar atto al Presidente Ciancio di un grande lavoro fatto, di un grande lavoro fatto su cui ho delle perplessità che non condivido in buona parte, ma sicuramente c'è un lavoro dietro, questo è impossibile disconoscerlo. Però questo lavoro ancora non mi spiego perché è stato fatto in quella sede, perché si è scelto di fare un lavoro, un percorso del genere, considerando che il Presidente Ciancio fa parte anche della Commissione urbanistica, perché si è scelto di istituire una commissione su cui mi permangono tutti i dubbi che ho già espresso quando ne abbiamo parlato qui in Consiglio, dubbi sulla legittimità stessa della commissione, dubbi sull'iter con cui è stata creata, secondo me, insomma, infrangendo e andando contro a più di un regolamento municipale e comunale, sui tempi, sui modi, sui pareri che mancano, sull'indicazione di chi doveva far parte di quella commissione. Oggi votiamo un'altra commissione, votiamo l'istituzione di un'altra commissione speciale, e lì giustamente è indicato che le forze politiche devono essere rappresentate tutte nella percentuale, nella misura indicata dai regolamenti. Non si dice chi deve farne parte, come è stato fatto, ma insomma queste sono cose che ho già detto e che forse il futuro ci dirà se avevamo ragione, se avevamo torto. Quello che dico è che è stato portato in votazione questa commissione speciale print, in cui ho espresso i miei dubbi e le mie perplessità, un atto a cui abbiamo lavorato in una sola seduta, velocemente, ripeto, con un lavoro che è stato fatto evidentemente, insomma importante, certo non solo in quella seduta, ma ne abbiamo parlato per un'ora tutti insieme, il Presidente ci ha evidenziato le opere, ci ha disegnato su una carta in modo molto chiaro quello che si voleva fare, ma ahimè c'è stata un'ora per parlare di quelle cose. L'atto è stato portato in votazione praticamente due giorni dopo, il lunedì, chiedendoci già di votarlo in quella sede. Qualcuno ha detto, insomma, lo vediamo adesso per la prima volta, ragioniamoci un attimo. Quel qualcuno ero anche, insomma, anche il sottoscritto. Dopodiché il giorno dopo è stato portato con alcune modifiche fatte, chiedendoci di votarlo senza poterne parlare, senza poter intervenire, perché l'atto doveva essere votato velocemente. C'erano i comitati di quartiere, c'era la comunità territoriale, insomma ci sono i verbali. Ecco, io mi chiedo se nella prima commissione ci fosse stato portato un atto che nessuno aveva visto chiedendoci di votarlo, e se al momento del voto fosse stato impedito alle parti politiche di esprimersi su quell'atto, cosa sarebbe successo? Ma questo, siamo nel campo delle ipotesi, quindi non lo sapremo mai, ma insomma qualche pensiero in merito possiamo farlo. Senza considerare che in commissione print non c'è stata audizione della Presidente, che ha la delega all'urbanistica, non sono stati consultati gli uffici, non sono stati interpellati i comitati di quartiere e la comunità territoriale. Considerando che il tutto è nato su una volontà di partecipazione e di condivisione, anche qui non possono che permanere più di un dubbio. L'atto che oggi è sottoposto al nostro voto, come ripeto, mi lascia molto perplesso e solleva più di qualche dubbio, come anche ha, secondo me, alcune parti che
su cui mi sarebbe piaciuto discutere in commissione urbanistica, perché forse avrebbero arricchito anche l'atto che ho firmato io. Ci sono 2 o 3 spunti che mi sarebbe piaciuto che fossero portate in quella sede, che ne potessimo parlare tutti insieme, tutte le forze politiche insieme. Però la lista delle opere indicate anche qui mi solleva qualche dubbio e qualche perplessità. Perché? Perché sono state tolte alcune opere chieste dai comitati di quartiere e dalla comunità territoriale. Non so bene perché e per come, ma evidentemente è stata fatta una scelta politica legittima. Sono state aggiunte alcune opere, secondo me, non pertinenti, e non tanto per la distanza, perché prima si diceva ma Via dei Capannelle non è tanto più distante del sottopasso di 7 metri. Non credo sia un problema di distanza, credo sia un problema di incidenza sul piano del print. Perché un print che va ad aumentare cubature, che va ad aumentare traffico e, come dire, incide sulla mobilità dell'area, credo che sia molto più importante permettere un deflusso degli altri 7 metri, che sappiamo è una delle arterie principali che consente di entrare e di uscire da quel quadrante, rispetto a un marciapiede di Via delle Capannelle, che io sarei felicissimo che si facesse il marciapiede di Via delle Capannelle, però allora mi chiedo perché non facciamo i marciapiedi a Centroni, o perché non risistemiamo la fogna a Via di Casalmorena, che ad ogni sputo di pioggia riviene tutto su. Quindi se dobbiamo pensare alle necessità di un'area limitrofa, allargandola chissà quanto, mi chiedo perché indicare alcune cose e non altre. Le cose che sto dicendo sono talmente, credo, legittime ed evidenti che più di un comitato di quartiere in questi giorni ha espresso grosse perplessità sull'atto che oggi votiamo. Ieri è arrivata la comunicazione al forum del settimo municipio di un comitato di quartiere, stamattina ne è arrivata un'altra, e io credo che questi segnali andrebbero colti, cari colleghi, perché altrimenti parliamo di condivisione, di partecipazione, di ascolto dei cittadini, e poi li ascoltiamo quando ci danno ragione e non li ascoltiamo quando ci dicono guardate che questa cosa un po' ci preoccupa. Anche sulle cifre, io ho più volte chiesto conto e ragione al Presidente in Commissione su alcune cifre che non capivo, me le ha spiegate molto, insomma, ragionevolmente, con grande disponibilità, però qualche dubbio mi rimane su alcune cifre, mi rimane il dubbio, poi magari il Presidente me le saprà illustrare, insomma, sicuramente con la sua competenza in seguito, ma 1.300.000 euro per un tratto che a me sembra molto piccolo di Via Lucrezia Romana, cioè parliamo veramente di pochi metri, mi sembra un po' strano. Ho chiesto anche sul centro sportivo, insomma, ci sono indicate delle quote con una grossa precisione e mi lasciano con un po' di dubbi, come anche mi chiedo, ma insomma non sono un urbanista, ma non so se le norme tecniche prevedano tutto quello che è previsto in quell'atto, tra cui la sistemazione di una scuola, non so se questo sia previsto a norme tecniche che con le opere compensazione, con gli extra oneri di un print si possano risistemare una scuola già esistente nei paraggi. Questo però lo pongo come dubbio a chi è più competente di me. Ecco Presidente, io glielo dico con grande onestà e con dispiacere, prima del suo intervento, e mi scuso se vedo le spalle, ma inevitabilmente, anzi mi scuso se ti do le spalle, perché insomma ci diamo del tuo. Concludendo il tuo intervento hai parlato di serenità, di una condivisione su quest'atto, una condivisione pacifica. Io insomma ho un po' di perplessità su questa serenità, su questa condivisione pacifica, perché credo che alcune forze politiche siano state umiliate e offese in quest'iter. Umiliate e offese perché gli si è tolta l'autonomia di decidere i membri di una commissione speciale, cosa prevista dal regolamento. Perché è stato... Vedo che il rispetto di chi parla è sempre... Insomma... Perché la discussione al momento del voto è stata negata. E questa è una cosa che io ho obiettato, e non solo io, in quella sede, e credo sia una cosa, io come Presidente di Commissione non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere, cioè ho sempre dato modo di parlare a chiunque volesse parlare, anche a costo di prolungare la discussione per 3 ore, come credo sia giusto. E da ultimo, permettetemelo, anche l'inversione dell'ordine del giorno di oggi, che
sfregio di chi ha presentato, concludendo un percorso di una commissione, un atto più di una settimana fa, e che in questo modo gli si dà un bel calcio e si dice no, parliamo prima dell'atto che abbiamo fatto ed approvato noi. Io credo che tutti quanti in questa occasione abbiamo dato prova di un'immaturità politica come gruppi politici, come consiglio. E quindi mi chiedo anche se questo decentramento che continuiamo a chiedere da un anno sia poi opportuno che venga portato a termine, non lo so, ma se dobbiamo sempre andare avanti in questo modo sono un po' perplesso, forse è meglio che le decisioni vengano prese tutte dal centro, anche se insomma non è che pure lì, però almeno non siamo responsabili noi di ulteriori danni. Bisogna anche tener conto, qualcuno lo ha detto, che una commissione capitolina, permanente, titolare dell'urbanistica si è espressa in questi giorni, si è espressa con un atto di indirizzo su un modello di un atto che mi sembra molto più vicino a quello presentato da alcuni membri della commissione urbanistica di questo municipio e che voteremo dopo e non su quello di cui stiamo discutendo adesso. E credo che la discriminante sia la partecipazione, sia proprio quel criterio partecipativo così tanto evocato e avvocato su altre commissioni e che invece qui lascia perplessi su quest'atto che è stato prodotto, proprio per i motivi che ho già detto prima, perché le opere richieste non rispecchiano quelle richieste dai cittadini, perché i cittadini non gli è stato dato modo di intervenire nella commissione speciale e perché i cittadini continuano a dirci attenzione all'atto che state per votare, perché secondo noi ha delle grosse criticità, e se lo dicono i cittadini che abitano in quella zona credo che meritino almeno la nostra attenzione. Io insomma vorrei, mi piacerebbe, anche se ovviamente ho forte perplessità, che si riuscisse a ricucire uno strappo, un grosso strappo quest'oggi in consiglio su quest'atto, ed è per quello che ho firmato ed ho concordato sulla presentazione di una serie di emendamenti che insomma forse non ci vuole Nostradamus a capire che fine faranno, ma mi auguro ancora che invece ci possa essere un percorso diverso, perché forse si può arrivare ad un qualcosa che sia espressione di chi abita in quel quadrante, di chi è interessato dalle opere che andremo a fare, di chi è interessato anche come ovviamente soggetto proponente, come soggetto che subirà e usufruirà di alcune opere. Mi auguro che si possa ricucire soprattutto per un percorso che vada a vantaggio dei cittadini e del territorio e che non dovranno pagare dispute politiche, dispute che stanno avvenendo in questo municipio. Quindi concludo, ho preso molto meno della mezz'ora richiesta, Presidente, ma insomma, ho detto quello che volevo dire e credo che il mio pensiero sia più che chiaro. Io invito chi ha granitiche certezze in questo Consiglio quest'oggi a farsi qualche domanda, perché insomma il voto è ancora da venire, abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora un'occasione di condivisione e di confronto. Vedo che ci sono granitiche certezze su quello che è stato fatto che forse possono essere ancora smosse in questo Consiglio, possiamo ancora risolvere diversamente la situazione. Anche perché l'atto una volta votato, il danno, se danno ci sarà, è stato fatto. Quindi siamo ancora in tempo, perché c'è stato un percorso che, ripeto, lascia molti dubbi di legittimità, di coerenza, e quindi forse le cose possono andare diversamente da come pensavamo che andassero quando siamo entrati qui in Consiglio, ma questo sta alla responsabilità e alla capacità di ogni singolo consigliere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Antaca. Consigliere Renzi, prego. Buongiorno a tutti. Rimango piacevolmente sorpresa di come il mio collega Ladaga oggi si prenda 30 minuti per parlare di questa cosa e non abbia ritenuto invece opportuno spiegare 5 minuti con la ex capogruppo per parlare di tutto quello che stava succedendo nella commissione print. Questo è in barba alla chiarezza urbanistica, scusate.
Il fatto che diciamo oggi sono stati presentati anche degli emendamenti, va bene, non ci sono problemi. Comunque la commissione print, nonostante abbia avuto poco tempo, ha avuto la trasparenza di inviare via email la proposta di delibera, quindi volendo c'era tutto il tempo possibile per cambiare anche un po'. Quindi non è che non abbiamo voluto ascoltare, non c'era stato tempo perché abbiamo dovuto operare in questa maniera. Speriamo che nei prossimi print che ci troveremo a discutere non saremo messi davanti a dei pacchetti già preconfezionati. Io non voglio aggiungere altro perché qui ognuno parla di cittadini, per il bene sicuramente è importante, non sono d'accordo con Giuliano. Vorrei fare solamente una citazione che non è mia, che parla proprio del partenariato. Quindi la leggo perché non è la mia. È interesse nell'amministrazione sentire tutti, perché questo, come è previsto nel codice unico di partenariato approvato dalla Commissione europea, è il principio del partenariato. Se l'amministrazione fa un intervento sul territorio, deve sentire i soggetti che sul territorio sono insediati e sono attivi, allo scopo di capire se la scelta che fa è quella giusta. E se un progetto sull'intervento, io non posso sentire solo una parte, devo sentire anche la parte avversa, sì. Perché devo scatenare il conflitto, perché solo questo mi permetterà di fare le scelte più utili al bene comune. Tutti ci riempiamo la bocca di questo bene comune, ma questo è il principio guida del partenariato. Lo prevede anche il documento di programmazione del Ministero della Coesione Territoriale, che si chiama Metodi e Obiettivi, condivisione a tutti i livelli. Non lo dico io, ma lo dice Giorgio Pugliese, che opera nella cabina di regia per la programmazione dei fondi comunitari della Regione Lazio. Parla di un metodo di partenariato della condivisione del confronto, ma del confronto a priori, non del pacchetto preconfezionato. Ebbene, il print Ciampino è nato da una lettera di un assessore nella scorsa legislatura e poi avviato senza alcun rapporto con il territorio. Siamo stati messi davanti a un pacchetto preconfezionato che invece doveva essere soggetto a un percorso condiviso molto prima. Quindi vorrei fare un passo indietro. Quando noi abbiamo fatto in consiglio la revoca della delibera 272 e abbiamo dato mandato alla Presidente di aprire dei tavoli di confronto, forse in quel momento, quando la Presidente aveva aperto dei tavoli di confronto, forse in quel momento noi come Consiglio saremmo dovuti essere diciamo avvisati di quello che si sta verso cosa si stava andando, e forse in quel senso ogni gruppo politico avrebbe potuto prendersi le sue responsabilità. Io ho avuto, sono stata per un anno capogruppo della lista civica, per modo di dire, e sono venuta a conoscenza dei dettagli print solo a cose fatte. E sì che si poteva rimettere rimedio a un piano molto problematico che inciderà pesantemente in un territorio dove abito anche, sia sulla vivibilità, sui cittadini, sugli imprenditori, in un quadrante di territorio che non comprende solo la periferia sud del municipio, ma anche del comune di Ciampino e dei territori limitrofi. Questo solo per dire che il fatto che siano stati fatti due incontri ulteriori ha fatto sì che anche abbiamo potuto sentire le problematiche di un territorio che è vicino a noi. Quindi verrà anche lui a pagare un pochettino se facciamo delle scelte sbagliate. Quindi non è stato un male portare avanti per altri due incontri il discorso sul print, perché non se n'è mai abbastanza, secondo me bisogna fare sempre più incontri per migliorare le cose. Grazie. Consigliere Coglia, prego. Allora, cercherò di essere breve, un preambolo e due tipi di considerazioni. Allora, io non faccio parte né della commissione print né della commissione urbanistica, ma la mia collega Monica Lozzi è indisposta e purtroppo ha la polmonite per la seconda volta, quindi non poteva essere presente, ci siamo sentiti, mi ha allineato sui lavori e quindi non potrò essere competente quanto lei, me ne scuso. Questo era il preambolo. Poi due tipi di considerazioni, una di carattere politico e un'altra di carattere tecnico. Nel merito del carattere politico, è diverso tempo che assistiamo al conflitto tra le due maggioranze, non è la prima volta, non è il discorso print che ha aperto gli occhi, diciamo,
a tutti su questa problematica. C'è questa problematica, è una problematica di potere, perché purtroppo da quando è stato costituito il Consiglio queste maggioranze lottano per il potere. Questa è la triste realtà, e la politica del municipio in questo caso riporta alla politica nazionale, comunale, quello che volete voi. Questa è una breve considerazione. L'istituzione della Commissione è solo una delle tante lotte che abbiamo visto, diciamo, poi riportate purtroppo anche sulla pelle dei cittadini. Considerazioni tecniche. Allora, il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario al print. È stato contrario al print perché ci sono degli abusi, perché laddove ci sono degli abusi non si può passare sopra e dire beh, abbiamo scherzato, che ci importa, adesso ci fanno un piacere, ci spendono qualche soldino per noi, che problema c'è? Con i soldi si aggiusta tutto, non credo sia così. Per noi, e abbiamo presentato emendamenti che vanno in questo senso, il primo punto imprescindibile è la rimozione degli abusi, e questo c'è un emendamento che chiede demolizione degli abusi e non riconoscimento delle cubature derivanti dagli abusi. Poi abbiamo detto che il municipio deve essere parte integrante del progetto. È vero, a volte il municipio, e nella parte politica l'abbiamo detto, pecca di immaturità, vogliamo dire. Non parliamo del comune, domani ci sarà un consiglio perché i consiglieri comunali si sono sbagliati a votare la delibera sulla IUC, evidentemente erano stati istruiti male. E vogliamo parlare del Parlamento, non so di quanti sono stati arrestati, di quanti non sanno parlare, di quanti non sanno geografia, storia o altre cose, quindi penso che possiamo continuare a pensare al decentramento e che il municipio sia competente in materia quantomeno alla competenza del territorio. Quindi noi chiediamo che il municipio sia parte integrante del procedimento. Poi chiediamo che le opere, come è stato detto anche da altre persone, qui altri commissari e consiglieri, siano fatte per il quadrante, perché se tu stai devastando un quadrante, ne paghi gli oneri e ne porti i frutti al quadrante. Ripeto, che siano fatte altre opere per altri quartieri, noi lo auspichiamo, ma magari non con questi soldi. Quindi semplicemente questa è l'estrema sintesi. Poi viene anche il sospetto che poi queste opere, come dire, siano frutto di scambio, no? Perché è un po' triste, è molto italiano e un po' triste. Però le opere devono essere funzionali alla mobilità del quadrante, come previsto dalla normativa. Tutto qui. Grazie, consigliere Coia. Non ci sono altri interventi? Chi è? Consigliere Coia, prego. Grazie Presidente. Allora, ci troviamo oggi dopo un lungo iter avviato più di 2 mesi e mezzo fa, in cui questo ente di prossimità è stato chiamato, a seguito della ripubblicizzazione del bando, a portare i propri contributi rispetto a quello che è il programma integrato XA2 di Ciampino. Programma integrato che, lo abbiamo detto in più occasioni e lo abbiamo anche ribadito in diversi momenti anche in quest'Aula, è stato reputato assolutamente negativamente da questo Consiglio già nel periodo antecedente, quest'inverno, quando abbiamo approvato una risoluzione all'unanimità. Lo abbiamo fatto perché lo abbiamo ritenuto un print nato male, lo abbiamo ritenuto un print originariamente con molte lacune e che di fatto non contribuisse con quelle che erano le condizioni fino a quel momento originarie in cui questo municipio aveva dato vita nella scorsa consigliatura, tramite atti più o meno chiari, più o meno trasparenti, aveva di fatto avviato questo iter, con tutte le responsabilità del caso che chiaramente penso che anche oggi vadano tuttora chiarite, tuttora verificate, perché non reputo che per ciò che concerne questo tipo di responsabilità sia da additarsi solo a chi è stato l'autore
diretto dell'emissione di quell'atto, di quella lettera, ma penso che dovesse essere molto più a 360 gradi, che forse qualcuno che magari avrebbe potuto evitare quel modello da parte dell'ex decimo municipio, probabilmente non l'ha fatto, probabilmente ha preferito non farlo. Oggi quindi ci troviamo in extremis a elaborare un atto di consiglio su questo print, dopo che per 2 mesi e mezzo appunto c'è stato un excursus su cui arriviamo oggi per esprimerci su quest'atto. Excursus perché in commissione urbanistica, come è stato già precedentemente detto anche da alcuni consiglieri, già nella prima settimana o nella seconda di maggio vi è stata l'audizione della Presidente, vi è stato l'avvio da parte della Commissione a poter esprimere il proprio parere e i propri contributi. Questo non è stato fatto, nonostante gli incontri partecipativi il Municipio li avesse avviati, sono stati ritenuti nulli da parte di una parte politica che siede in quest'Aula o da alcuni consiglieri che ne fanno parte. Rivendicavano l'autonomia degli incontri partecipativi quando poi di fatto avevano blindato la discussione per un incontro privato con l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma. Da lì il Municipio continuava a rimanere privo di un parere. Il nostro consiglio, l'organo sovrano, continuava a rimanere privo da dare il suo contributo, tant'è che alla scadenza del bando la Giunta ha prodotto un atto, perché questo Municipio sarebbe stato completamente a mani vuote rispetto a quella che erano gli interessi in termini di opere strategiche pubbliche, in seno alle norme tecniche, al piano regolatore generale. È stato prodotto l'unico atto che di fatto c'è stato e che portava anche al Dipartimento Centrale, al Comune di Roma, all'amministrazione centrale, quelle che dovevano essere le priorità condivise negli incontri partecipativi precedenti, a cui hanno aderito e hanno partecipato i comitati di quartiere, la comunità territoriale tutta, i comitati di quartiere coinvolti chiaramente nel quadrante. L'unico atto che era stato prodotto da questo Municipio si è reputato di doverlo bocciare. Si è avviata una fase frenetica e turbolenta in cui si sentiva che la Commissione urbanistica non stava lavorando, quando di fatto per 2 mesi gli è stato negato di farlo, e si arriva al punto in cui si costituisce una Commissione speciale. Una Commissione speciale che, badate bene, non è in termini di competenze una sovrapposizione rispetto a quello che c'è stato nella Commissione urbanistica. È stato di fatto un vero e proprio spostamento di competenze, per cui la Commissione del Presidente Poli è stata esautorata dal punto di vista per ciò che attiene al tema dei print, e di fatto delegittimata dal proseguire quello che doveva essere il lavoro in atto di quella commissione. È stata istituita la commissione speciale con delle manovre che abbiamo contestato anche in quest'Aula, rispetto al fatto che da delibera viene negata l'autonomia dei singoli gruppi di decidere chi dovesse essere membro di quella commissione speciale. Tant'è che il sottoscritto, membro della commissione urbanistica, non ha potuto inserirsi anche nella commissione print. Questa commissione speciale si è riunita molto celermente nell'elaborazione dell'atto, atto che avrebbe avuto tutta la possibilità di essere redatto nella commissione urbanistica. Tant'è che i cari consiglieri del Partito Democratico contavano 6 membri in commissione urbanistica, mentre invece in commissione print ne detengono esattamente la metà, eppure lì celermente si è provveduto ad elaborare un atto.
un atto con un assetto di maggioranza di gruppi, consigliari che non era la stessa di quella della commissione urbanistica, per cui una commissione speciale che di fatto di specialità ha soltanto un assetto dei gruppi diverso da quello ordinario e consolidato magari in altre commissioni. Perciò con due sedute lampo di mezz'ora la commissione speciale Print ha redatto la risoluzione che oggi abbiamo in aula, portando opere strategiche, opere di quadrante che vanno al di fuori sia di quanto è stato detto nell'atto sottoscritto dai comitati di quartiere, dalla comunità territoriale, che in seno a quello che era l'ambito del Print individua quali sono le opere prioritarie del quadrante. In questa risoluzione ci troviamo anche a dare un parere su quelle che sono queste opere che vanno al di fuori dell'ambito, è stato ribadito anche da altri commissari, e che non per fare una classifica di serie A, di serie B sui territori, ci mancherebbe altro, siamo tutti consiglieri di tutto il municipio, ma vanno in una direzione che è al di fuori di quello del programma integrato. Per cui l'auspicio che io ho è quello che questo consiglio oggi possa esprimersi in merito a quello che è l'ambito del Print, in merito a quelle che sono le opere strategiche condivise da tutti, a tutti i livelli, a partire da questo municipio con gli incontri partecipativi grazie al contributo fondamentale della comunità territoriale, che sono state acquisite e ritenute valide anche da parte della commissione urbanistica, che ha redatto un atto di indirizzo in cui comunque si reputano quelle opere strategiche di quel quadrante da inserire, e pertanto ritengo questo consiglio debba dare continuità a questo, e mi taccio con questo auspicio sperando che l'aula tutta possa indirizzarsi in questo senso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Matrona, la prego. Buongiorno a tutti. Dunque sarò molto breve, molto. Ho sentito tanti interventi, ne ho sentite da tutte le parti, di tutti i colori. Quello che mi ha meravigliato è stato l'ultimo, due sedute lampo. Anche la commissione urbanistica ha fatto due sedute, meno lampo, però sempre due sedute. E devo dire che questa commissione speciale, in quelle due sedute, prima della prima riunione, tutti i consiglieri che facevano parte della stessa commissione sono stati, gli è stata mandata tutta la necessaria documentazione. Io devo dire, non faccio parte della commissione urbanistica, però devo dire che nella commissione di venerdì il consigliere, il presidente Ciancio, ha illustrato con molta competenza e alta professionalità, scusate, non è però diciamo che ci ha illustrato abbastanza bene, lo so che è da ridere, è una barzelletta, però l'importante non è tanto alta professionalità, perché può darsi anche che quest'atto non sia perfetto, non sia stato fatto tecnicamente perfetto, però posso dire una cosa, noi ci fidiamo che è ben diverso. Quindi fidarsi di una commissione, del lavoro di una commissione, significa che l'altra commissione che oggi ha presentato il suo presidente 28 emendamenti, credo che sia un ostruzionismo da opposizione, perché 28 emendamenti significa stravolgere tutto lo schema di una delibera, di una risoluzione, e il che è come se volesse bloccare il cammino della stessa risoluzione approvata in commissione. È stata approvata con velocità, ma tutti i consiglieri hanno avuto il tempo necessario per studiare le carte. Si parla di immaturità politica, giusto, immaturità politica. Dopo un anno non c'è più immaturità. Dovremmo usare parole più forti. I cittadini devono essere informati, i cittadini che vivono in quel quadrante, ma molti consiglieri vivono in quel quadrante e se stanno qui dentro perché qualcuno in quel quadrante gli ha dato fiducia.
Pertanto non capisco perché bisogna ascoltare tutti quanti i cittadini. Credo che i singoli consiglieri si possono fare portavoce, tranquilli, attraverso i comitati quartieri, che alcuni so che sono molto attivi all'interno di questi comitati, e poi proprio per questo è successo anche in un gruppo politico, proprio per entrare all'interno di quella commissione speciale che riguarda il print, è successa la guerra, tanto che, come ha detto prima la consigliera Lenci, è stata sfiduciata, no, rimossa, allontanata, il che non mi sembra una cosa bella. 12 ore prima della convocazione della nomina dei gruppi, dei facenti gruppi all'interno della commissione. Io ripeto, la commissione urbanistica si è riunita credo 3 volte sul print, non vorrei dire numeri sbagliati, 3 volte, di cui 2 volte credo che abbia partecipato la presidente Fantino insieme alle comunità e ai vari comitati. Però non ci ha convinto, Presidente, purtroppo in queste riunioni e nei vari passaggi che lei ha fatto o che la stessa Commissione all'urbanistica ha fatto, almeno noi non siamo stati convinti, ci sono rimasti dei dubbi e quei dubbi devo dire che qualcuno ce li ha tolti nella Commissione speciale sul print il primo venerdì. Con tanto di documenti, con tanto di lucidi, con tanto di evidenziatori, credo che ognuno abbia potuto dire se la cosa era giusta o non giusta, perché non credo che ci siano stati di ostruzionismi o dei veti particolari o perché magari quella risoluzione doveva essere legge. È stato fatto un primo documento, lunedì si è riunita nuovamente la commissione, io non ho partecipato per problemi di lavoro, però so che qualcuno, che magari si è astenuto, ha fatto delle proposte, le stesse proposte che sono state riportate tranquillamente nella risoluzione del giorno dopo, del martedì, dove è stata messa ai voti con molta velocità. Beh, credo che dopo una discussione molto accalorata, diciamo, del lunedì, credo che martedì era inutile continuare le discussioni quando erano state approvate quelle modifiche da apportare all'interno della risoluzione. Pertanto oggi arrivare, ripeto, con 28 emendamenti per me mi sembra un'assurdità, proprio un'assurdità, è come l'opposizione che ne ha presentati 30.000 al Comune, quindi non mi sembra più che ostruzionismo che non serve, non è per nulla costruttivo, signori miei, qui stiamo a livelli. O si fa, questa è una grande opera, sono grandi opere che dovranno ricadere sul nostro territorio. Proviamoci, la delibera 172 dice che nel corso del cammino si possono apportare le modifiche, quindi non vedo qual è il motivo di bocciare o integrare con 29 emendamenti, 29, uno o due o tre del Movimento 5 Stelle, anche se uno del Movimento 5 Stelle credo che in modo un po' diverso già sta all'interno della risoluzione. Pertanto io ho detto che adesso come adesso quel documento non potrà essere perfetto, quindi avremo il tempo di modificarlo come è previsto dalla delibera comunale, però riponiamo la nostra fiducia nel cammino della Commissione Speciale Print, che per me è una commissione che sta lavorando, ha lavorato con molta trasparenza. Qualcuno può darsi che dentro ha inserito qualcuno del quartiere, che non sia stato il comitato di quartiere, ma può darsi qualcuno all'interno della commissione, che non fa parte della commissione, però fa parte del consiglio, abbia inserito qualcosa particolare che riguarda il suo territorio. Ben venga, se l'ha inserito, sarà marchettismo. Se l'ha inserito evidentemente vivendo nel territorio, può darsi che sentendo i stessi cittadini, i stessi residenti, abbia ritenuto giusto farlo inserire all'interno del print. Pertanto con questo concludo, qualcuno riderà, però è giusto,
ride bene chi ride l'ultimo. Grazie. Grazie a lei.